secondo giorno di Gamescom 2014, abbiamo finalmente avuto modo di provare Dragon Age Inquisition. Lo ricordiamo, è il terzo capitolo della saga e questa volta si propone in formula open world. La porzione di gioco che abbiamo potuto provare era sostanzialmente la stessa che è stata mostrata durante la conferenza Electronic Arts, ma in questo caso avevamo molta più libertà d'azione, non eravamo costretti a seguire la missione principale, ma potevamo intraprendere anche molte quest e attività secondarie, che sulla mappa davvero sembrano non mancare. Esplorando già solo per pochi minuti abbiamo incontrato diverse cose da fare, sia a livello di crafting, quindi molti tipi di risorse differenti da raccogliere, ma anche proprio a livello di questing e anche di scoperta territoriale. Soprattutto quest'ultima sembra avere un ruolo interessante nel gioco, dato che sarà possibile praticamente richiamare come propri delle regioni di gioco una volta raggiunte, quindi sostanzialmente piantando una bandiera nel posto adeguato, poi quella regione praticamente rimarrà sotto il controllo dell'Inquisizione una volta ripulita dai nemici. Una parte molto importante, come era lecito aspettarsi, naturalmente la occupa il sistema di combattimento. Quest'ultimo, quando si controlla il singolo giocatore, riprende sostanzialmente le forme molto action e molto hack and slash del secondo capitolo. Ma questa volta è stata anche reintegrata la parte tattica tipica del primo capitolo. Quindi abbiamo un combat system che sta sostanzialmente in equilibrio tra l'offerta di Origins e quella del suo diretto seguito. La pausa tattica diventa importante soprattutto contro gruppi di nemici molto numerosi o contro i boss che possono fare molto danno. Una volta attivata la pausa tattica, sostanzialmente si può prendere il controllo dei singoli personaggi del party, che lo ricordiamo in tutto sono 4, e dire loro esattamente dove andare, praticamente sistemando dei punti sul terreno, dopodiché loro seguiranno le indicazioni e ad ogni punto si può indicare un'azione da compiere. In questo modo si ha un controllo veramente capillare e totale sull'azione di gioco. Nel complesso la prova ci ha convinto, in questo momento il livello di difficoltà è ancora un po' basso, ma gli sviluppatori ci hanno già assicurato che la versione finale del gioco presenterà un livello di sfida leggermente innalzato ed inoltre 4 livelli di difficoltà personalizzabili, quindi dovrebbe esserci un livello di sfida garantito. Per quanto riguarda la longevità invece, uno dei playthrough che è stato completato al 100% ha richiesto circa 150 ore, quindi insomma anche andando dritti, diciamo, per la sola quest principale ci si aspetta una longevità intorno alle 30-40 ore, con in più poi centinaia di secondarie e di attività da completare. È stata mostrata anche la fortezza che sarà a disposizione del giocatore, questa permetterà sia di gestire le truppe dell'Inquisizione, che poi lo ricorderemo avranno un ruolo anche nel gameplay perché potranno essere portate in combattimento, ma anche di gestire ad esempio il crafting e proprio la mappa di gioco, che è stata riprodotta in 3D e che si può interamente guardare disposta su un tavolo prima di decidere la location dove intraprendere la successiva missione. Nel complesso il gioco ci ha convinto, a questo punto siamo davvero ansiosi di mettere le mani sulla versione finale.